E buongiorno ragazzi, eccoci qua da Scurati, si parte per quest'altro video. Adesso vi faccio vedere un attimo la stanza. Guardate che bella, per tipo 25 euro. Una bella stanzone, bagno, bagnetto qua. Diciamo salottino e cucinino. Ottimo ragazzi, direi. Da Scurati. Qui dall'Albania e adesso vabbè, mi rassetto tutte le cose, e colazione e poi si riparte. Si riparte. Eccoci ragazzi, si parte. Qua da Scurati. Lì c'è la fortezza, molto bella. Sono una zona un po' così e cos'ha. Prendiamo il ponte. Un po' così. Ok. Diciamo che è un po' contrastante qua la situazione, nel senso ci sono tratti in cui sembra di essere ai giorni nostri, no? Nel 2024, ci sono tratti in cui sembra quasi di fare un salto nel passato. Diciamo che quando ho fatto il percorso sono andato un po' a sentimento, quindi non sono stato lì a selezionare punti di interesse o cosa. Ho detto guarda, questa strada mi sembra carina, pam. Adesso vediamo dove ci andiamo a impelagare. Lì si vedono le montagne, quindi in teoria. Sembra tanto che là davanti ci sia qualcosa che non va proprio bene. Via, via veloci ragazzi. Mi sono affumicato, porca cavolo. Eccoci, inizio pian pianino a spingermi nell'entroterra. E forse fra un po' inizieranno anche le strade un po' carine o sgangherate, vedremo. Spero che si salga un po' di quota perché siamo già a 33 gradi. Ah, guardate qua che bello! Che natura! Comunque ragazzi, vi lascerò la traccia da qualche parte. Leggete in descrizione. Penso che metterò tutto sul mio sito, quindi andate a vederlo, ve lo metterò qua sotto, comunque la pagina dedicata alle tracce. I pecure ola.
Wow, spettacolo! No, ma va che canyon, ragazzi! Spettacolare! No, mi fermo là, dai. Wow! Spettacolo! Oh, visto che c'ho sette, mi fermo a fare due foto, che qua merita, merita qua, Ma che bello! Ragazzi, proprio così a caso, Qualche strada l'ho scelta a caso, va, che spettacolo, Tracce in descrizione, ragazzi! Madonna santa! Che figata! Qua c'è il lago, laghettino. Com'era? Pegurella, pegurella. Che spettacolo, ragazzi, bellissimo, Raga, che storia! Invece ci sono tratti che la strada è davvero bella, fatta bene, altri che fa un po' pietà. Questo è un tratto dove la strada è bella. Ma che storia, ma che spettacolo! Wow! Questa l'ho scelta giusta, ragazzi, l'ho scelta giusta! Wow! Guardate, non chiedetemi dove siamo, siamo in Albania, l'unica cosa che so. Magari metterò qualche scritto in sovrappressione. Che le cose le faccio così, all'avventura! Ma che spettacolo! Ma cos'è, ragazzi? Attaccato da un branco di cani. Spettacolo.
Ragazzi, queste sono le strade che piacciono a me, belle, guarda qua, wow, spettacolo, qui c'è pace, non c'è in giro nessuno. Un po' secchino però sto lago, un po' secchino. Bellissimi paesaggi, ma la strada, ragazzi, cioè se fosse asfaltata sarebbe il top, cioè se fosse asfaltata bene. Guardate qua che spettacolo! Immersi nell'Albania più vera! Oh. Primo paesello dopo 40 km circa. Dosso di nuova generazione. Oggi finalmente ci si diverte un po'. Strada qua è perfetta, in mezzo al verde, alla pace, alle mucche. Sono anche i maiali. Che spettacolo! In due senza casco, viva l'Albania! Se non è obbligatorio, me lo tolgo anch'io. Che bello! E eccoci, comunque ho notato ci sono ste chiese in Albania, dovrebbero essere ortodosse, se non sbaglio. Hanno dei campanili, dei cose, sembrano dei missili di fische. Non dovrebbe mancarne neanche molto al confine macedone. Adesso vediamo dove ci faranno passare. Non siamo ancora comunque saliti di quota perché è ancora caldo, caldissimo anzi. Cioè, meno qua si sta anche abbastanza bene, 32 gradi, faccia su è abbastanza rinfrescato, spero di salire ancora un po'. Devo dire ragazzi, proprio bella l'Albania, a parte alcune strade un po' sgarrupate, però guardate qua. Posto, che posto! Sorry, is open the route? Is open the route? Libe? Ah, ok. Thank you. Strada nuova. Spettacolo, ragazzi. Non le fanno così belle le gallerie in Italia. Boh, boh. Mamma. Spettacolo! Porco Giuda!
è nuova sta strada, c'è ancora di calcestruzzo fresco. Porco cane, te! Ha uno spettacolo qua! Ragazzi, finalmente un po' di freschino! Stanno iniziando a calare le temperature e siamo a poco dal confine con la Macedonia. Deve essere un 14-15 km. Qua è una strada nuovissima, nuova di pacca. Guardate che spettacolo. Così cavalli sellati lungo la strada. No, è un mulo questo. Cioè che è un mulo. Eccoci qua, qua c'è la dogana. E mo tolgo tutto, telecamere, tutto, così almeno siamo a posto. Eccoci ragazzi, entrati in Macedonia del Nord. Oggi arriverò alla capitale, Skopje o Sofia, che non è la Sofia bulgara, ma la Sofia è la Sofia macedone, prima cittadina che si incontra dopo il confine, Debar. Dovrebbe esserci anche un laghetto e poi entrerò in una vallata, credo. Ma che roba qua! Castellino va, Debar, finita. Oh, c'è il 90. Devo fermarmi un attimo che devo rimettere i guanti. Quella spettacolo. Spettacolo! Ah, c'è il ponte, ok. Che belle vallate, ragazzi! Macedonia del Nord. Comunque è la prima volta che mi chiedono la carta verde. Non me l'hanno chiesto neanche in Albania. La più bella anche questa strada che costeggia il torrentello qua, fiume. Che bello. Che strada, ragazzi. Oggi è il giorno dei canyon, che spettacolo! Tac! Bellissimo!
qua c'è, facciamo una diga, una dighina, in teoria dovrebbe esserci un lago. Non vede. Allora, diga. E il lago, wow. Bello. Oh, oh, aspetta che mi fermo. Avevo il terzo mondo qua, ragazzi. Oh, anche i cavi. Che groviglio, porco cane, che le case qua, madonna, mamma mia, lo so finito. Tutto abbastanza particolare qua. Che cagnoni qua, che cagnoni, peggio di Milano qua ragazzi, peggio di Milano, che casotto, che casino. Eccoci ragazzi, centro Scoffi o Sofia, dovrebbe essere Sofia anche qua. Qua siamo nel Old Bazaar, andate, Old Bazaar, vecchio bazar, spettacolo. Ah, questi è qua. Eccoci, è bella, carina come città. Si vede ragazzi la multietnicità, multiculturalità di questa città. Infatti, infatti qua c'è una statua romana. Più che statua è una fontana romana. Infatti c'è in giro anche, ci sono in giro anche dei resti di acquedotto romano. Un contrasto con il bazar, diciamo, il vecchio bazar islamico, islamico arabo, ecco. Quindi ragazzi per oggi è tutto, vi ricordo se non l'avete ancora già fatto di iscrivervi al canale, lasciare un bel mi piace se vi è piaciuto questo video e niente, dalla Macedonia è tutto, io vi saluto e alla prossima, ciao ciao, bella bella Macedonia.